Nessuno. Me lo porterà via il titolo legittimamente. Molti non sono fortunati, come quello che faceva Marlon Brando in fronte del porto. Un pugile che era in ascesa e si era ritrovato in mezzo alla strada. Te la ricordi quella scena sul sedile posteriore della macchina col fratello Charlie, uno da quattro soldi? Diceva presso a poco così. Diceva, non è stato lui Charlie, sei stato tu. Quella sera al Garden, ti ricordi, venisti nel mio spogliatoio e dicesti, figliolo, non è la tua serata, abbiamo venduto l'incontro a Wilson. Te lo ricordi? Non è la tua serata, la mia serata. Lo potevo fare a pezzi Wilson, e invece che è successo? Lui si è trovato la strada spianata per il campionato del mondo e io che ci ho guadagnato, un accidente che ti spacca ci ho guadagnato. Da quella sera non ho combinato più niente, Charlie. Ero arrivato in cima a una montagna e sono finito a valle. Sei stato tu, Charlie. Tu eri mio fratello. Tu mi potevi aiutare di più, no? Mi dovevi aiutare un poco di più, tu. Avresti dovuto difendere tuo fratello un po' di più, invece di farmi andare al tappeto per quattro schifosi soldi e merda. Ma non lo capisci. Io c'avevo un avvenire. Io ero un combattente nato. Io potevo diventare qualcuno. Tu mi hai fatto diventare un povero disgraziato. Questa è la verità. Sei stato tu, Charlie. Sei stato tu, Charlie. Come va, Jack? Tutto bene di là? Sì. Pronto? Ma è circa 5 minuti. Ok. Ti serve niente? No, no. Sei sicuro? Sicurissimo. C'è molta gente in sala? Sì, è pieno. Fatti sotto, campione. Sono il più forte, 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 il più forte. Il più forte, il più forte, il più forte, il più forte.